sono coloro che con lei hanno diviso tutte queste gioie. Adriano Galliani, venga. Franco Baresi, Paolo Maldini, Alessandro Costacurta, Mauro Tassotti. Beh, Adriano Galliani, grande attore, quando viene inquadrato dalle televisioni ed è in tribuna non crediate che faccia quei salti in avanti, che spalanchi la bocca come sa fare solo lui, perché li fa veramente, li fa per rendere più interessante la partita, la visione, lo spettacolo della televisione, così ci facciamo pagare di più dalle televisioni quando trattiamo i nuovi contratti. Non è un protagonista della famiglia Adams, lo sa Adriano che gli è andato il nome dello zio, che non mi ricordo, lo zio Foster. Fester. Prima è Fester. Colpa di Teocoli, che è milanista, sì. Lo perdoniamo. Vabbè. No, io non l'ho perdonato Teocoli, va bene, no, okay. Assolutamente. Non lo, deve venire da me e baciare la pantofola. E naturalmente questi 25 anni di vittorie, forse se qualcuno di noi non ci fosse stato, sarebbero stati ugualmente possibili. Non sarebbero mai stati possibili se non ci fosse stato lui con il suo grande cuore, Adriano Galliani. Va bene, allora mi dicono che per Costacurta, che non c'è, ritirerà il premio qualcun altro. Qui mi dicono, sì, chiamiamo la moglie. Chiamiamo la moglie di Non so, c'è la moglie? No, neanche. Gattuso il compenso. Io ci ho tentato. Venga Gattuso, venga lui. Rino, vieni tu, poi glielo porti, dai. Venga uno. Rino, vieni Rino, dai, dov'è? Vieni Rino. È stato delegato lui. Mentre Rino ci raggiunge, le faccio notare una cosa, Presidente, che uno di questi uomini sul palco è stato presente a tutti i 26 titoli vinti e si chiama Paolo Maldini. È qua, eh? Che? Io Paolo l'ho amato e lo amo davvero. E ho scritto per lui un articolo che ancora mi ricordo, quando fu un grande protagonista della nostra vittoria della Coppa del Mondo a Tokyo. Amavo già suo padre, Cesare. Cesare, si puoi alzare, Cesare? Sì, dove sei? Dove sei? Eccolo qua. E la famiglia Maldini penso che ci darà ancora dei campioni per il Milan. Li stiamo tirando su. E Paolo è stato veramente per molti anni il cuore del Milan, il simbolo del Milan, e davvero ha sempre portato in campo una voglia di vincere straordinaria. Quindi la sua presenza in campo, ma anche negli spogliatoi, è stata davvero una presenza fondamentale. Ti ringrazio a nome di tutti. Grazie mille. Consegniamo i premi. Ecco il premio a Paolo Maldini, eccetera. Grazie. Franco. Quando Franco ha lasciato il campo, intanto gli abbiamo detto non puoi pensare di stare lontano dal Milan e gli abbiamo assegnato la responsabilità del nostro settore giovanile, che lui continua a mantenere e continua a sfornare degli ottimi giocatori. Ma abbiamo fatto una cosa che non è stata fatta mai da nessuna squadra per nessuno. Aveva sulla schiena, ha avuto sulla schiena per tanti anni, il numero 6. Abbiamo tolto il numero 6 per sempre dalla formazione del Milan. Poi abbiamo deciso che forse dovevamo farlo anche per un altro giocatore. E per chi potevamo farlo se non ancora per il grande Paolo? Due numeri che non esisteranno mai più, che non campeggeranno mai più sulle maglie degli altri giocatori e che, perché sono numeri che si sono iscritti direttamente nel nostro cuore e resteranno per sempre nella nostra memoria. Grazie. Mauro Tassotti, Mauro.
Mauro, Mauro, tu cuoco e Mauro, figli miei. Allora io ho una controversia con Mauro che dura da 25 anni. Lo possiamo raccontare? Ma vi sembra possibile che una squadra come il Milan, che mette in campo sempre dei grandi giocatori e tutti belli, tutti belli, possa avere in campo e sulla panchina come allenatore uno con un naso così? Gli ho offerto di tutto, il miglior chirurgo negli Stati Uniti d'America, il miglior chirurgo a Tokyo, il miglior chirurgo a Pechino, ma lui ha detto: sono troppo affezionato alla mia mamma, me l'ha fatto così e così me lo tengo. Io non ho ancora perso la speranza e ogni volta che lo vedo, nega, ogni volta che lo vedo glielo ricordo. Però bisogna dire che con questo naso ha avuto naso nel consigliarci la scelta dei nuovi giocatori. Grazie, grazie Mauro. Anche a te il premio. Ecco qua. Scusi Presidente, qui c'è Rino facente le parti di Costa Curta. Eccolo qua. Allora, tutto bene Rino? Bene, grazie. Gli fanno degli scherzi pazzeschi, avete visto, no? Cosa hanno fatto in televisione per lui. Ma cosa hai fatto a quell'inglese? Cosa ti aveva fatto? Ma che succede? Ho perso la testa. Hai perso la testa, mamma mia. Ogni tanto anche ai nostri, nonostante tutti vogliamo essere buoni, leali, eccetera, però ce ne fanno di così grosse che perdiamo la testa. A me succede con Bersani. Vado a trovarlo io. Va bene. Allora, a te, ma anche... È un premio che devi consegnare a Billy, ma che sai benissimo che è un premio che tu riceverai alla grandissima. Grazie, grazie e a presto. Ciao.